Ciao ragazzi, sono Mayhem Mods, bentrovati nel canale. Oggi vi faccio vedere come ho realizzato questo, ma prima, sigla. Prima di procedere, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, condividete i video e seguiteci su Facebook e Instagram. Detto questo è una mod completamente sponsorizzata e dunque vediamo gli sponsor che hanno reso possibile questa mod. Tez ATX Sharkoon Rev 200. Ventole Sharkoon Shark Blade da 120 mm. Strisce Shark Blade RGB addressabili. Alimentatore Sharkoon Silent Storm Cool Zero 650 W. Scheda madre MSI X570 A Pro. Memorie OCPC 32 GB, modello Extreme a 3200 MHz e due SSD da 240 GB. Scheda video Inno 3D. RTX 2080 Super. Raffreddamento a liquido All-in-One della Deepcool Captain 240 Pro V2. Hardwire Custom Cable Maker. Processore Ryzen 5 3400G offerto da PC Hunter. Ora vediamo le fasi di lavorazione, smontaggio e verniciatura. Rev 200, apriamolo. Come prima cosa rimuovo tutti gli elementi interni del case. Tolgo tutti i rivetti e lo smonto completamente. Anche il pannello frontale sarà smontato in tutte le sue parti perché sarà pesantemente moddato. Rimuovo i due elementi decorativi in vetro temperato e mi aiuto con un phon. Procedo alla verniciatura delle parti smontate con ben tre mani di giallo. Giallo cadmio. Non uso primer perché non voglio che la vernice aderisca perfettamente alla lamiera. Deve avere un effetto scrostato e usurato. Vernicio delle parti del case con del bianco opaco, questo per rimanere in puro tema Borderlands. Ho bisogno di opacizzare la vernice per avere un buon effetto, dunque mi aiuto con una paglietta d'acciaio, ottima. Mi aiuto anche con altri strumenti, anche con un taglierino per scrostare tutti gli angoli. Ed ora colori acrilici. Uso del nero come fondo e del argento per rifinire. Dopo aver verniciato tutte le parti, è arrivato il momento di rimontare il case con dei rivetti. E adesso la paratia laterale a LED. Con un plotter da taglio mi ricavo il logo di Borderlands, vernicio l'interno di rosso, mi aiuto con della plastica per intravedere la vernice sottostante, questo è l'effetto che ottengo,
e sopra do un'altra mano sottile di rosso. Sempre col plotter da taglio mi ricavo le grafiche per la mano di nero. Per realizzare il logo centrale di Borderlands uso un acrilico da 4 mm, lo foro in centro per metterci le strisce LED e lo copro con un altro pezzo di acrilico da 2 mm con la stampa del logo. Questo è il risultato finale con i LED attivati. Ed ora la copertura della scheda madre. Era tempo che volevo realizzare una copertura per una scheda madre ed è arrivato il momento di provarci. Uso dell'acrilico da 2 mm. Uso una vernice bianco opaca. Ho usato sempre il mio plotter da taglio, applicazione delle grafiche, in questo caso MSI, e verniciata di rosso. Costruisco un pannello per coprire la zona in e out. Usuro l'acrilico aiutandomi con lime e carta abrasiva. Realizzazione dei piedini personalizzati. Ho deciso di fare dei piedini personalizzati in puro tema Borderlands. Uso sempre dei listelli d'alluminio. Anche qui, come fatto precedentemente, non userò primer perché la paglietta di acciaio dovrà usurare le varie parti. Coperture interne. Rovino letteralmente le coperture di plastica aiutandomi con vari strumenti e strofinando anche letteralmente questi pezzi di acrilico su un muro abbastanza ruvido. E successivamente uso dell'acrilico color argento. Applicazione delle grafiche. Ritocco e conclusione del pannello frontale. Cerco di emulare le armature di Flak. Realizzazione del copri scheda video. Incisione su vetro temperato. Incisione del vetro, il pannello frontale e quello laterale
in vetro temperato, uso una pasta che darà un effetto satinato molto gradevole. Bene, qualche altro piccolo accorgimento e siamo pronti per montare tutto. Ed ora, video finale. Bene ragazzi, per oggi è tutto, grazie per essere stati con me e alla prossima. Ciao!